Amici Spartacolo 0, ben ritrovati. Siamo con Vincenzo Bovi, allenatore dell'Under 12 dell'Arezzo, per parlare del suo lavoro con i suoi ragazzini terribili, Magna Amaranto. Tanto, Vincenzo, ti ringrazio per la tua disponibilità per Spartacolo 0. E per te questa qui probabilmente è un'esperienza tutta nuova, insomma, anche se in passato hai avuto modo di ricoprire questo ruolo, magari a Capolona, bandiera a Capolona. Sì, no, è un ripasso di cose che ci ha fatte nel lontano, cioè nel 98 ho iniziato, quindi ho iniziato nelle primi anni, avevo gli esordienti, scuole calcio, quindi è un ripasso di quello che avevamo con un pochino più di esperienza, logicamente, da distribuire, da dare ai ragazzi che poi, ripeto, questa è un'età, torno a dire, che non hai, devi crearti te, allenatore, obiettivi. Questa è un'età dove ci sono delle tappe, dove te devi gestire queste tappe e farli crescere nel migliore dei modi. Poi dopo, quando arriveranno nella parte agonistica, sì, sinceramente, dopo lì si vede la mano dell'allenatore, quello che ha in mente, far giocare, di far come muovere i ragazzi, di farli giocare come l'idea che dovrebbe avere poi un allenatore. Qui si parla nella parte Certo, agonistica da giovanissimi. sono proprio ancora Sì, agli inizi, insomma, sì. anche se chiaramente te stai mettendo a frutto quella che è stata la tua esperienza negli ultimi 2 o 3 anni alla guida di una formazione juniores nazionale. Sì, io mi sembra di avercelo già detto, io da quando ho conosciuto Jacobelli. Abbiamo, ma no, abbiamo, non è che è un lavoro nostro personale, è un lavoro che abbiamo messo a disposizione di qualsiasi età, più che altro la palla, non più lavorare a secco, alcune cose vanno fatte a secco, senza palla, e quindi anche nei bambini maggiormente ho riportato quello che è la nostra idea, che lavorare con la palla alla fine porta dei risultati, perché la testa di un bambino, di un grande, quando ha la corsa, ha una corsa lineare senza pensare, invece quando c'hai l'attrezzo e devi correre e l'attrezzo della palla nelle gambe, il cervello deve comunque andare un pochino più veloce. E oggi il calcio è un calcio pensante, è un calcio dove il tuo cervello deve pensare già a due cose contemporaneamente, quindi devi allenare quello. E ripeto, da quando ho conosciuto lui, ho adottato, adottiamo, anche lui ha la stessa idea mia di lavorare con la palla, facciamo i lavori tecnici, lavori di fatica, lavori tattici, e quindi alla fine, lavorando sempre con l'attrezzo, sinceramente il bambino, anche l'adulto, recepisce tutti questi movimenti che poi in partita vengono fatti automaticamente, senza che ci sia niente di particolare, insomma. C'hai un bel gruppo, 20 ragazzi, insomma, ti danno soddisfazione, immagino. Sì, sono 18 ragazzi, 18 perché io ne ho trovati 18, mi sembra che poi qualcuno c'era, è andato via. Comunque 18 ragazzi che io l'ho trovati lì, però ripeto, l'Arezzo mutualmente ha già fatto una scelta per portarsi dentro questi ragazzi, quindi tecnicamente sono già rispetto al cerchio della zona, Varietà. i migliori dovrebbero essere, anche se qualcuno fuori ancora c'è rimasto, perché io sono andato a vedere altre partite, l'Arezzo Academy ad esempio ci sono dei bambini bellini da vedere, e quindi sono già predisposti per poter fare un lavoro tecnico con la palla, individuale con la palla, quindi è un lavoro che non ci sono come con pause, è un lavoro dove è quell'ora e 20, un'ora e mezzo che lavori, è un'ora e mezzo intenso, dove il bambino a fine giornata, se te ti crei un obiettivo su quella seduta allenamento, la porti in fondo, ecco, Mi questo. immagino che c'è tanta partecipazione da parte dei ragazzi. Sì, effettivamente sì, poi ripeto, il bambino oltre a dargli la parte tecnica che ha bisogno, devi trovare la finalizzazione di questa seduta e trovarci in mezzo sempre un gioco, un divertimento dove il bambino crea l'interesse, creando l'interesse, il gesto tecnico e la finalizzazione, ecco che metti insieme alcune forme che il bambino è entusiasta, non vorrebbero mai smettere di giocare, L'ho visto, capito? l'ho visto. Infatti,
Stavo pensando proprio a questo. In questo periodo di sosta è vero che avete programmato qualche amichevole, Sì. però è anche vero che non essendoci partite di campionato, queste bambine, insomma, come fanno senza partite? Sai come fanno? Fanno che aspettano, si preparano, però dopo abbiamo alla fine della seduta di allenamento in questi casi, io ti dico la verità, ora momentaneamente non giocando, sinceramente faccio tutte un po' di riscaldamento tecnico, ti dico proprio la seduta che faccio, riscaldamento tecnico è importante che dura circa 20-25 minuti, dopodiché butto dentro delle partite a tema. Ad esempio, ti faccio un esempio, una partita che dura 40 minuti, 10 minuti, gli faccio fare il gol è valido se fai una triangolazione col compagno, il gol è valido se liberi un uomo esterno a destra e l'uomo Dai, esterno a sinistra. proprio Sono per tutte, aiutare sono, il cervello, andare sì, fa, veloce. sì, fai fare più partita in modo che compensi il non campionato che c'è. Quando dirigi queste partite ti contestano questi ragazzi qualche volta? Porca miseria se mi contestano, mi contestano e come? Perché? Perché anche loro, giustamente, a un certo punto, quando te gli vai a creare le situazioni, devi sapere anche te, capire quando la fanno volentieri, quando vedi che c'è la sofferenza, fermati e lasciati liberi, Lasciali liberi, insomma, se anche no è normale. perché devi lavorare sulle proiezioni Ma alla scherzi. ripresa del secondo campionatino. No, devi essere attento, sui bambini devi stare attento, perché il bambino nel movimento, nell'espressione, nel parlare, ti dice la sofferenza se c'è, se non c'è, Sì, quindi c'è te la devi essere, spontaneità e lo devi cogliere ti al devi volo, cogliere subito, il allora lì fermi, rumore. stop un attimo e fermo, e quindi cambi proprio, no, liberi, dai, divertitevi, poi c'è il caso che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, le lasciate liberi, gli puoi dare la situazione a tema, questi te lo fanno, questo è quanto. E quindi per questo le aspettative per questo 2019. Ma sai, le aspettative, ripeto, sono sempre di cercare. Io spero che poi questi ragazzi il prossimo anno affrontano già un campionato sempre professionistico regionale, giocano con squadre sempre a 9, però giocano con l'Empoli, Fiorentina. Io mi auguro che da ora in poi questi ragazzi migliorino sempre di più. E ti dico la verità, mi sto divertendo perché certe Certo, partite immagino. le vedo veramente belline. E spero di continuare a lavorare e farli migliorare perché poi dopo questo potrebbe essere, io spero e me lo auguro, un futuro calciatore che potrebbe fare all'Arezzo. Certo, come ci lavoriamo tutti quanti Certo, noi. me lo auguro. Bene, Vincenzo, ti ringrazio. Prego, Sicuramente Antonio. ci ritroveremo presto per Grazie. parlare di calcio, di Arezzo e dei tuoi bambini. Sicuramente. Ringrazio quanto ci hanno seguito fin qui e rinnovo il mio invito a continuarci a seguire. Grazie a tutti.